Venerdì 4 luglio si è svolta per le colline di Terranuova Bracciolini la sesta edizione della Camminata sotto le stelle. I prodotti tipici del territorio, i paesaggi e circa 250 persone partecipanti sono stati i protagonisti di una serata che si è conclusa con cena e musica, ingredienti che hanno fatto vivere appieno una serata d'estate. L'evento è stato organizzato dalla Commart e a fine serata abbiamo raccolto il commento del vicepresidente Elena Ferrini e del presidente Laura Salvi. E onestamente siamo veramente soddisfatti. Quest'anno, nonostante anche un po' di tempo avverso, anche i venerdì di giugno sono stati tutti partecipati e le persone sono rimaste contente. E questo è, diciamo, l'ultimo evento conclusivo con 250 persone, un record per questa serata. Questo ci riempie d'orgoglio, ci fa ancora di più crescere, ci fa essere a disposizione di queste persone che con noi condividono questi momenti conviviali. Sì, quest'anno è stato un numero molto più alto rispetto ad anno, come ha detto Elena, abbiamo battuto il record delle nostre camminate sotto le stelle, siamo 250, quindi per noi, visto il sacrificio che mettiamo, e per l'azienda il piano, quindi dei fratelli Bonaccini, è una grande soddisfazione. Noi teniamo in particolar modo a queste attività perché è un modo per stare insieme, per socializzare, per promuovere quelle che sono le attività dei nostri colleghi. E poi il nostro gruppo, che è comunque, non finirò mai di ripetere, un gruppo di persone che fino alla sera stanno a lavorare e poi si dedicano a queste cose, è una grande soddisfazione. Sinceramente, per quello che siamo, per il nostro piccolo gruppo, per le finanze che noi abbiamo, è già un bel traguardo.